Ieri abbiamo meditato sulla figura di San Giuseppe, su colui che si fida ciecamente dell'annuncio dell'angelo, dunque di Dio. Oggi invece il Vangelo ci presenta una figura opposta a quella di Giuseppe, Zaccaria, lo sposo di Elisabetta, padre di Giovanni il Battista. Zaccaria ascolta l'angelo che annuncia il concepimento di Giovanni per opera dello Spirito Santo, ma non crede e domanda: come potrò mai conoscere questo? La fede di Zaccaria è una fede debole, a tal punto da non credere nella potenza generatrice di Dio. Per questo motivo resterà muto fino al momento della nascita. Com'è differente la fede di Zaccaria all'annuncio di Giovanni da quella di Maria e Giuseppe all'annuncio di Gesù. La fede di Maria e quella di Giuseppe è una fede ferma. È questa la fede che dobbiamo chiedere al Signore per mezzo degli angeli, fidandoci di Dio e riscoprendolo nelle vicende della nostra vita. Dobbiamo anche crescere nella convinzione che non esistono le casualità e che, come insegna Paolo, tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, e in tal modo percorrere il cammino della vita con una speranza gioiosa. La parola che oggi ci regala il Vangelo è fidarsi di Dio.